Sembra un fagiolo gigantesco. Vuoi dire proprio come nella favola? Certo, e questa è una favola, no? Quell'enorme castello non mi sembra appartenga ad una favola. Hai ragione, Hardy. Forse lì potremo trovare qualcuno che ci aiuti. Ma non riesco ad arrivare al campanello. È perché qui ci abita un gigante. Paura, tanta paura, paura tanta. E secondo te questa sarebbe la voce di un gigante? Sono proprio contento di vedervi. Salve, accomodatevi. E arrivederci. Ehi, no, aspettate. Potreste darmi una mano? Certo, a tritare le nostre ossa e a spalmartele sul pane. Non avete capito niente. Ma quella è roba che si trovava nelle vecchie favole. Di un po', cosa c'è di tanto moderno in te? Già, sei sempre un gigante, no? Avrei bisogno di qualcuno fidato che badi al mio piccolino mentre vado a giocare a golf. Diamine, tutto qui? Beh, saremo lieti di poterti dare una mano. Per favore, parla per te, Lippi. Paura tanta, tanta paura tanta. Ecco qui il mio orgoglio e la mia gioia. Grazie, ragazzi. Prendetevi cura di lui. Ci vediamo più tardi. E questo coso sarebbe il suo piccolino? Ma certo che è grossetto per la sua età. Tieni, piccolo, gioca col sonaglino. Questo lo terrà buono, vedrai. Di sicuro lui terrà buono te. Coraggio, sarà meglio andare. Vuoi lasciare un bimbetto indifeso tutto solo? Non hai un briciolo di cuore. Ecco, vedi, il povero tesoro deve aver fame. Vieni, piccolino, prendi il biberon che ti ha preparato lo zio Lippi. Ehi! Aiuto, Hardy! Tirami fuori di qui! Molla subito quel biberon, Hardy ti scolaccia!